Benvenuti a questa edizione delle notizie del giorno, edizione serale. Manovra per un patto antivoto. Di Maio non inciucio ma buonsenso. Il PD si spacca in due. Tutti invocano l'arbitro del Quirinale. Il capo del Movimento 5 Stelle fissa 3 punti. Prima il taglio dei parlamentari, poi il voto su Conte e decide Mattarella. Renzi, c'è una maggioranza per un governo istituzionale. Ma Zingaretti dice no, intesa con i 5 Stelle darebbe a Salvini uno spazio immenso. Tra i pentastellati si moltiplicano i favorevoli. Domani il passaggio decisivo in conferenza dei capigruppo al Senato. Occhi puntati anche su Piazza Affari dopo Fitch. Matteo Renzi fa un'intervista al Corriere della Sera dove annuncia la sua intenzione e la sua apertura non solo al Movimento 5 Stelle, ma a tutti i partiti che volessero fermare l'avanzata della Lega con un governo di larghe intese che duri fino alle prossime elezioni, cioè, secondo Renzi, meglio se nell'estate del 2020 e in questo anno un accordo appunto tra principalmente Renzi, Movimento 5 Stelle e chi voglia partecipare. Renzi ha, per chi non lo sapesse, la maggioranza dei seguitori all'interno del Partito Democratico, quindi non è diviso in due, ma la parte che seguirebbe Renzi è addirittura la maggioranza e lascerebbe un segretario del Partito Democratico senza soldati. Salvini dice Grillo, Renzi per salvare le poltrone. Facciamo votare gli italiani a ottobre. Il leader della Lega dice PD, Movimento 5 Stelle, caldo d'agosto. La situazione è in mano a Mattarella. Chi perde tempo tifa per il caos e sulle alleanze non scopre le carte. Di certo mai col Partito Democratico. Da Taormina rilancia il ponte sullo stretto di Messina. Contestato a Catania. Poi sul reddito di cittadinanza dice sospetto che crei lavoro nero. Nel caso lo ripensiamo. Hong Kong, scontri e arresti nel decimo weekend di proteste. La polizia lancia lacrimogeni. Imprecisato il numero dei fermati. Migliaia di manifestanti a Victoria Park. Scoppia un caso per una t-shirt Versace. Donatella si scusa con la Cina. Libia, Haftar rompe la tregua ONU, bombardati aeroporto e mercato di Tripoli. La cessazione delle ostilità era stata accettata dal generale per la festa musulmana di Eid al-Adha. MO, scontri sulla spianata delle moschee, anche leader islamico tra i feriti. Disordini a Gerusalemme nel giorno della festa musulmana del sacrificio. Palestinese spara contro i soldati al confine di Gaza, ucciso dai militari. Il Papa dice tutti rispettino il diritto umanitario e internazionale. Papa Francesco ricorda la Convenzione di Ginevra, proteggere le popolazioni inermi e le strutture civili, scuole, ospedali e campi profughi. Violenze al G8 di Genova, arrestato in Francia l'ultimo latitante. A tradire Vincenzo Vecchi, dell'area anarco-autonoma milanese, una vacanza con la ex compagna e figlia. Vivevano in Bretagna e faceva l'imbianchino. In fuga dal 2012 deve scontare 11 anni. Ponte di Ferragosto bollente, terremoto a 40 gradi. Oggi Bollino Rosso a Roma, Campobasso, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia e Rieti. Coldiretti dice 2 italiani su 3 in fuga dalle città. MotoGP, Dovizioso brucia Marquez e trionfa in Austria. Lo spagnolo resta leader del mondiale, Rossi quarto. Parlando di ONG, rimane ancora in stand-by le due navi, la Open Arms al largo delle coste di Lampedusa, ma in acque internazionali, con 165 clandestini a bordo, frutto del recupero di due salvataggi nell'arco di una settimana, ma adesso è già circa 11 giorni che è di fronte alle coste italiane. Ha chiesto aiuto a Francia, Germania, Spagna, ma nessuno di questi ha risposto. Ha chiesto aiuto all'Europa, ma nessuno ha risposto. Hanno fatto 2 denunce, una alla Procura di Roma, una alla Procura di Agrigento, per cercare di capire se si può ravvedere una sorta di reato per il divieto d'ingresso in acque internazionali fatto da Salvini. Intanto anche l'altra ONG, la Ocean Viking norvegese, si dirige verso le acque italiane, verso Lampedusa, con 160 migranti, per il totale fra le due navi di 320 persone, ma è possibile che facciano anche altri salvataggi. La situazione sta diventando abbastanza critica. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando alle prossime notizie. Arrivederci.